Un saluto a tutti amici del web, io sono Dato Bax, bentornati sul mio secondo canale. Siamo qui in questo sesto capitolo su Dishonored. E non perdiamoci in altre chiacchiere, salutiamo il nostro Samuel e andiamoci a buttare in questo assalto alla torre, questo ritorno alla Dunwall Tower. Inizia ragazzi, che emozione quando si arriva qui. Io oramai chiaramente l'ho già giocato, però posso immaginare chi lo sta vedendo giocato la prima volta, il fatto che, se vi ricordate, la prima missione inizia proprio qui, si riempie la chiusa e noi saliamo sopra. E a questo punto noi dobbiamo salire senza l'acqua. Vediamo se ci sono dei. Infatti c'è un amuleto d'osso, mi ricordavo bene, ma mi sa che bisogna fare il giro. E ogni volta mi scordo i tasti. Là ci sono dei ratti. Non ci hanno fatto neanche troppo male. Ok. Va bene così. Allora. Eccola qui la runa. Ok, arriva qui. Ok. Allora, a questo punto forse riusciamo addirittura a salire da sopra. Sto pensando se passiamo di qua, stoppando il tempo, ma non è necessario. Allora, la torre di Dunwall si può fare in tante maniere differenti. Precisiamo questo. Così tante che mostrarvele tutte occorrerebbero molte puntate. È un ultimate walkthrough, però insomma ve le dico un po' a voce, alcune che esistono. Ah, nel frattempo guardate in profondità il ponte di Dunwall, il ponte di Caldwyn, dicevo, della precedente missione, della missione bellissima. La cosa più semplice in realtà è passare di qua. Vi faccio vedere questo qua dove porta, però poi torniamo indietro e la faremo diversamente. Come vedete qui porta dove c'è un tallboy. Bene, ora ci nascondiamo perché il tallboy è pericoloso. Molto pericoloso. E si può arrivare lì, e lì è dove è stata uccisa l'imperatrice. Però noi non faremo questo passaggio. Allora. Stiamoci bene attenti a che non ci veda nessuno. Ok, amico mio. Benissimo. Ok. Allora, qui è proprio dove l'entrata centrale, no? Però lì in profondità c'è un muro di luce, quindi andare di qua non è molto producente. E andremo dal lato. Qui c'è l'arco, vedete noi eravamo là dietro, si può passare di qui. E da qualche parte ci dovrebbe essere un passaggio. Allora. Abbiamo questi poteri, utilizziamoli. O no, abbiamo la possibilità di uccidere un bersaglio che, se non sa della nostra presenza, si smaterializza e lo faremo.
Ok. Di qui si disattiva l'arco. E noi a questo punto possiamo andare avanti. Addirittura di qui. Vedete quante cose si possono fare in Dishonored? Ora non ricordo se saliamo sopra, se ci vede qualcuno. Ok, noi eravamo lì, come vedete, prendendo la scorciatoia di dietro eravamo lì, salivamo di qui e arriviamo lì. Ed è proprio quello che faremo, perché l'entrata frontale ve la sconsiglio caldamente. Si può passare anche da destra in effetti. Comunque, ve la faccio vedere la parte di destra da un'altra parte. Andando di qua si può uccidere il Tallboy in una maniera spettacolare, però non lo faremo perché ag vogliamo agire stealth noi. Quindi, quando il Tallboy non guarda, qui non rischieremo. E li stordiremo entrambi. No, 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 no! Ricordo che li abbiamo storditi, non li abbiamo uccisi. Anche l'innocente l'abbiamo stordita, non uccisa. Allora, i Tallboy, ragazzi, sono divertenti anche da uccidere, però nel momento in cui lo uccidiamo succede un casino. Io non voglio fare un casino, onestamente, lo voglio fare stealth. Oh, ci vede! Noi entreremo dal dietro, dal retro. Vedete, là è l'entrata principale, si può entrare anche da destra. Entreremo da qui. Ora stiamoci attenti. Anche lui lo stordiremo. Ragazzi, far perdere i sensi non significa uccidere. Io lo ripeto, nel senso, magari un giocatore che non conosce il gioco dice: Dato, ma perché stai uccidendo i civili? Non li stiamo uccidendo, gli stiamo facendo perdere i sensi affinché non vadano a dire che noi siamo entrati. Quindi dicevo, si può entrare anche dall'altra parte, però probabilmente l'altra parte ve la farò vedere in un'altra puntata a parte. E c'è una runa. Sarebbe interessante farci possessione per andare, per navigare qui. Allora, vi dico cosa si può fare. Si può prendere il controllo di un pesce, aggirare tutto il fossato e salire da sopra. Però, dato che io direi che questa puntata stiamo vedendo l'esterno della villa, continuiamo a vedere l'esterno della villa, vi porto dall'altra parte e faccio vedere come entrare dall'altra parte. Anche perché questa del pesce non la possiamo fare. Io voglio provare a fare tutto senza ricaricare, giocando maledizione. Maledizione. Thank you.
Ragazzi, si è attivato l'allarme. Ora, non vorrei che per questo fatto che si è attivato l'allarme, Hiram Barros è andato nella sua sala privata. Perché può darsi. Ragazzi, stiamo combinando un casino. Picchieremo un po' le mani, eh? State attenti perché picchieremo un po' le mani. Maledizione! Prima morte. Prima morte, ragazzi, prima morte. Allora, ho giocato male. Ho giocato male. Molto male. Me la sarei potuta giocare molto meglio. Questa puntata io ve la propongo così. Perché secondo me è anche interessante il fatto che io possa morire. Non ha senso che io vi propongo delle puntate in cui voi siete certi che l'azione va sicuro fatta bene. Quindi questa puntata ve la propongo così. Nella prossima puntata inizieremo direttamente che vi porto dove eravamo, quindi taglio tutta la parte iniziale e vi faccio vedere, ecco, siamo arrivati qui, ora facendo così entriamo. Quindi nella prossima puntata vedremo direttamente l'interno. E sarà più interessante di quel che pensavo. Ragazzi, alla prossima. Ciao.